Se è vero, come dicevano gli antichi, che la virtù sta in mezzo, allora la Lucchese non è messa benissimo, fermo restando che le alternative non sono malvagie, anzi. Fatto sta però che la squalifica ampiamente prevista di Tommaso Gialdini, rimediata dopo l'espulsione di Cesena, e l'infortunio di Matteo Nolè impoveriscono il pacchetto mediano di Pagliuca. Soprattutto l'assenza di Nolè, che rischiamo di rivedere solo dopo la sosta, addirittura il 16 febbraio, nell'insidiosa trasferta di Chioggia contro la Clodiense, rischia di pesare nell'economia del campionato rossonero. In effetti il 28enne centrocampista di San Miniato, finora tra i sempre presenti assieme a Casapieri, ha disputato un campionato davvero eccellente, dinamismo abbinato a buona tecnica e notevole sagacia tattica infarciti da 7 reti che lo rendono con Tarantino il miglior realizzatore della Lucchese. Una linea mediana quindi da reinventare, che Pagliuca potrebbe ridisegnare con l'arretramento di Chianese e l'inserimento dal primo minuto di Floris, che non è affatto dispiaciuto al Manuzzi. Casomai i dubbi restano in avanti, dove oltre al confermatissimo Cabo dovrebbero giostrare Tarantino o De Luca e uno dei 95 con Riccobono, Pecchioli e neacquisto Papini a contendersi una maglia. E proprio Gianni Riccobono, match winner del big match con i Romagna Centro, sarà l'ospite della 19ª puntata stagionale di Curva Ovest, in onda giovedì sera in diretta a partire dalle ore 21.